Salve gente, allora siamo qui con il Conchi di Weatherbeat, anzi di Weatherappy, e quindi continuiamo da dove eravamo rimasti l'altra volta. L'altra volta avevamo visto il Today, oggi vediamo il forecast giornaliero, perché ce ne sono due, forecast giornaliero e forecast orario. Quindi il forecast giornaliero di quest'API si occupa di solamente 2 giorni per quanto riguarda la versione gratuita. Quindi vediamo a video dove eravamo rimasti l'altra volta, ecco qui, lo vedete a video. Quindi il current in alto, in mezzo alle fasi lunari e sotto gli alerts degli sport. Quindi abbiamo aggiunto a questo conchi il forecast dei 2 giorni successivi e vediamo cosa è uscito. Eccolo qui, lo vedete a video. In alto c'è sempre il conchi del current. Poi, subito dopo la linea tratteggiata, vedete che ci sono 2 giorni che sono quelli del forecast. Quindi abbiamo in alto la data, poi la temperatura minima e massima, l'umidità, l'UV index, le percentuali e le probabilità di pioggia, le percentuali e le probabilità di neve, le precipitazioni in millimetri, poi c'è la velocità del vento e la visibilità. Poi sotto ci sono i soliti dati della Luna e gli sport, gli alert degli sport. Ok, quindi vediamo il file conchi principale, eccolo qui, lo vedete a video. Allora, qui ci sono sempre le solite impostazioni che poi voi potete settarvi come volete. Qui inizia il conchi, qui carica i soliti script Python, in questo caso no perché è a commento, comunque poi il programma li caricherà. Qui prende delle linee da alcuni file, qui setta la rosa dei venti, qui mette le informazioni del tempo corrente e l'icona, qui mostra i dati della temperatura, temperatura sentita, della pioggia, della wind speed, della velocità del vento e della raffica di vento. Qui dà le informazioni tipo umidità, UV index, quelle che vedete a video, pressione, pressione, achi. E poi questa sezione qui è quella del forecast che abbiamo aggiunto, quindi dei 2 giorni che vedete indicati a video. Questa è la sezione della Luna e questa è la sezione degli alerts degli sport. Adesso ci sono due opzioni perché dobbiamo aggiungere anche gli alerts del forecast. Siccome però gli alerts del forecast per quest'API gratuita sono abbastanza estesi, abbiamo diverse opzioni. Quindi, la prima opzione è quella di cancellare, mettere a commento la zona degli alert degli sport, in quanto qui da noi in Italia quantomeno non funzionano, non dà nessun dato, e quindi aggiungere la sezione degli alert del forecast. Oppure potete fare un clone di questo conchi, cancellare quello che non vi serve e creare un nuovo conchi solo per gli alerts del forecast. Allora io faccio la prima opzione, quindi cancello la parte degli sport e aggiungo gli alerts del forecast. Quindi switcho i conchi e vi mostro il video cosa appare. Ecco, questo è quello che appare, praticamente è rimasto tutto invariato, è cambiata la parte degli alerts del forecast. Infatti vedete che questo qui riguarda un solo alert, quindi la sezione è bella grossa, e se volete più alert dovete creare un altro conchi staccato da questo. Vediamo il file che è rimasto, il conchi che è rimasto uguale, lo stesso file praticamente, dove vedete che la parte degli alert degli sport è messa a commento, quindi non viene mostrata, mentre viene mostrata questa parte qui. Quindi a voi la scelta di come fare. Andiamo a vedere adesso lo script Python che riguarda il forecast. Allora, dalla cartella .conchi, che vabbè, nel mio caso è .conchi weather api perché io ho già la mia cartella .conchi, voi cliccate, andate su weather, weather api, in questo caso forecast. Eccolo qui. Questo qui è il programma lo script che gestisce il forecast. Andiamo a vedere. Ecco, questo è lo script del forecast, scritto in Python. Quindi qui fa le solite importazioni, qui becca la home in automatico. In questa zona dovete inserire i vostri dati, quindi qui inserite la vostra latitudine, qui la vostra longitudine, qui inserite la vostra città tra gli apici e qui tra gli apici inserite la vostra APD che trovate nel vostro account gratuito di WeatherAPI. Poi qui becca è tutto automatico, non dovete inserire niente. Qui abbiamo delle variabili, questa qui è la variabile per l'errore, questa è la variabile di default dei percorsi del conchi che può essere cambiata. Questa è un'altra variabile per i percorsi. Qui vengono settati alcuni percorsi. Qui
qui dovete inserire il vostro nord. Quanti gradi ci sono, ovvero quando siete di fronte al vostro monitor, il nord a quanti gradi si trova, considerando il vostro monitor di fronte a voi a 0 gradi. Se si trova sulla destra a 90 gradi, scrivete 90. Nel mio caso è 72. Qui gestisce l'errore, qui scrive l'errore. Questi sono i dati generali che ottiene dal sito. Qui scrive i dati grezzi e qui li scrive puliti. Ecco, qui ottiene i dati per il current, qui li scrive grezzi e qui li scrive puliti. Praticamente questo programma anche nel forecast prende i dati per il current, quindi li avete sia nello script del forecast sia in quello del today, del current. Vabbè, qui inizia a creare degli array, questo per il giorno, questo per l'astrologia e questo orario. Ok, qui becca tutti i dati che servono del forecast, qui li scrive grezzi e qui li scrive puliti. Qui non li scrive puliti, qui setta i percorsi per la sezione oraria, anzi, anche qui becca i dati per la sezione oraria. Poi qui li scrive puliti, i primi dati del forecast, mentre qui scrive puliti i dati del forecast orario. Qui calcola l'UV index e lo scrive per il daily forecast, cioè per i 2 giorni, e qui la stessa cosa però per l'orario, il forecast orario. Qui lo stesso fa per il dew point dei 2 giorni, qui inizia con gli alerts, queste sono le voci di un singolo alert, quindi qui prende i dati, qui è una funzione per decidere quante righe scrivere, perché certe righe dell'alert potrebbero essere troppo lunghe. Qui scrive i dati grezzi degli alert e qui scrive i dati puliti dell'alert. Qui inizia a creare le istruzioni conchi del forecast, quindi qui setta una serie di variabili. Ecco, poi qui inizia la prima creazione per il forecast giornaliero, cioè per i 2 giorni successivi. Qui termina e qui invece comincia a creare le istruzioni conchi per il forecast orario. Quindi qui setta alcune variabili e poi qui inizia il ciclo di creazione. Crea le istruzioni conchi per gli alerts, qui setta le variabili e qui inizia a creare praticamente le istruzioni conchi che andranno scritte nel conchio principale. Invece di scriverle io a mano, le crea lui direttamente. Infatti qui le scrive. E queste qui inizia a creare sempre le istruzioni conchi, però in questo caso per l'orario. Eccolo qui, in questa fase qui. Quindi questo è quanto. Quindi adesso abbiamo visto oggi il forecast giornaliero, la prossima volta vediamo il forecast orario, perché praticamente per questa API gratuita i 2 giorni successivi, cioè il forecast dei 2 giorni, viene anche dato il forecast giornaliero, quindi 24 ore più 24, 48 ore. Più il forecast di oggi, altre 24. Comunque lo vediamo la prossima volta. Se volete dare un occhio ai file di testo, eccoli qui, sono sempre i soliti come gli altri progetti. Qui questi sono gli alert che prende, questi sono i daily, cioè i 2 giorni, questo per la gestione dell'errore, questi sono dati generali, questi sono i forecast orari, vedete che scorre. Questi sono gli alerts dopo che sono stati lavorati, non disponibile perché non mi dà alerts. Questa sarebbe l'immagine degli alerts, come dovrebbero apparire. Queste sono le istruzioni conchi che genera. Queste sono tutte le istruzioni conchi orarie che poi andranno copiate nei vari conchi principali per l'avvio del forecast orario. Questo è il giornaliero, come vedete sono 1 giorno, 2 giorni e 3 giorni. Il primo è il giorno attuale, gli altri 2 sono il forecast, cioè i giorni successivi. Infatti qui abbiamo le istruzioni per i 2 giorni, per i 3 giorni e queste sono quelle orarie. Questo è l'UV index giornaliero, dew point orario, UV index orario.
questo qui è lo script principale, qui abbiamo altri dati generali, queste sono le ore. Questi sono i dati di oggi puliti e questi sono i dati grezzi. Quindi anche per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video con il forecast orario. Ciao ciao!